sindaco, che saluto cordialmente, e alcuni amministratori. Perdonatemi, non so i nomi ancora di tutti, però avremo modo di conoscerci. Il quartiere di San Domenico ha bisogno anche dell'amministrazione e di una particolare attenzione per tutti i problemi che conosciamo. E quindi grazie per la vostra gentile presenza. Che San Domenico vi benedica e, come ha detto Monsignor Onofrio, vi aiuti anche voi ad essere quei cani fedeli, cioè quella fedeltà e quella presenza agli impegni, in questo caso verso la collettività. Ringrazio tutti voi, cari parrocchiani, e anche da fuori parrocchia ne vedo tanti. Ringrazio tutti quelli che si sono adoperati, a partire da Ivan, il mio prezioso collaboratore, e Antonio, che stamattina sotto il sole cocente ha costruito questo palco, e tutti, Michele, che ha fornito tutto il materiale, quelli che sono dietro, che sono, qualcuno è rimasto in cucina perché ora poi ci sarà anche qualche degustazione, non lo so chi hanno preparato, però c'è, i fotografi, tutti quelli, i cantori, tutti, ringrazio perché con la vostra presenza avete reso più bella, più gioiosa questa celebrazione, che per me è la prima. Ho fatto quella di maggio, ma quella estiva è il primo San Domenico che celebro insieme con voi. Grazie di cuore a tutti. E adesso, e anche devo dire che tanti sacerdoti del vicariato stamattina mi hanno scritto, anche padre Angelo, che è stato parroco qui, mi ha detto salutami la comunità di cui sono stato parroco, e tanti sacerdoti hanno fatto gli auguri per la comunità, per me e per la comunità. Quindi ci tengo a portarveli. E allora accogliamo adesso la benedizione solenne, e poi già vi annuncio in anticipo che avremo Monsignor Onofrio Castelli per il 23 settembre, che è la festa di San Pio da Pietro Alcina. Sapete che noi siamo gli unici in città ad avere le reliquie di Padre Pio, sono tante, e a settembre sarà realizzata la cappella di Padre Pio, in cui queste reliquie saranno esposte perennemente alla pubblica venerazione. Faremo il triduo, che sarà predicato da Fra Enzo Marchese Cappuccino di San Michele, e il 23 settembre avremo Padre Onofrio a celebrare la messa solenne, quella della sera, perché ne avremo tre messe quel giorno, anche se è di lunedì, perché Padre Pio attira. Ecco, poi chiederò anche all'amministrazione un aiuto, qualcosa, perché stiamo realizzando una bella cappella. Proprio appena si entra ci sarà un vetro blindato davanti, per cui tutti potranno sempre venerare le reliquie di San Pio da Pietrelcina, che sono reliquie autentiche, e il vescovo, attraverso il padre Castelli, hanno autorizzato il culto qui in questa chiesa, grazie al professore Sant'Agati, che ha consegnato a Michele Lo Monaco, e Michele Lo Monaco ha consegnato a San Domenico, per cui, scusa, Lo Piano, Michele Lo Piano, sono arrivate qui a San Domenico le reliquie. E abbiamo anche la reliquia di San Domenico. Bene, il 23 settembre aggiungeremo una reliquia a quella che avete, sono io stesso, perché è il mio compleanno. Bene. La preghiera la dobbiamo recitare? Ah. Preghiera a San Domenico, o glorioso San Domenico, esempio di penitenza, di castità e di amore vero, ottienici la grazia di custodire la purezza del cuore con una sensibilità di vita nuova. Tu che, acceso dal fuoco dell'amore di Dio, fosti uomo di grande preghiera, capace di intima unione con Dio, ottienici la fedeltà alla preghiera quotidiana per alimentare la nostra vita nel bene.
Tu che predicasti con assiduità il Vangelo e fondasti l'ordine dei predicatori per la salvezza delle anime, per la difesa della vera fede e per la conversione dei peccatori, prega per noi perché possiamo amare sinceramente i nostri fratelli e guidarli alla salvezza. Tu che insegnasti la preghiera del Santo Rosario, aiutaci a pregarlo bene per camminare con Maria ogni giorno incontro a suo figlio Gesù. San Domenico, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente. Per intercessione di San Domenico, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Viva San Domenico! Come andate lì?